Allora, avete slide da proiettare? Tecnologici. E ci date anche l'autorizzazione alla pubblicazione dei vostri documenti? Molto bene. Allora, benvenuti al dottor Andrea Fontanella, presidente nazionale della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, FADOI. È un po' lungo, però FADOI, FADOI è la sigla che tutti conosciamo, accompagnato dal dottor Claudio Santini, presidente regionale del FADOI Lazio. Benvenuti. 20 minuti, bisogna far tutto, quindi una vostra relazione, eventuali domande e la vostra eventuale replica. E poi appunto ci lascerete comunque la documentazione. Deve schiacciare il bottone verde, parlare bene nel microfono perché siamo in circuito. No, no, schiacci e non tocchi più. Ecco, così. Perfetto. Siamo in circuito e Bene. quindi parli bene nel microfono. Prego, professore. Bene, noi siamo gli internisti ospedalieri, quindi ci conosce, siamo una società attiva, siamo quelli che poi d'altra parte curano i malati. La nostra società, che conta 3.000 iscritti, e conta su una rete di circa 500 ospedali. È un problema che a noi coinvolge in modo enorme, anche perché se mediamente per anno vengono dimessi da tutti gli ospedali dai 10 ai 11 milioni di pazienti, intorno al 14%, cioè 1 milione e 4, 1 milione e mezzo di pazienti da soli li dimette la medicina interna. E quindi questo è un problema di assoluto rilievo, di cui la FADOI si è sensibilizzata enormemente negli ultimi tempi, tanto da fare un numero monografico. Claudio l'ho portato con me oltre perché è il presidente di FADOI Lazio e perché è uno dei nostri referenti su questo argomento e in particolare anche sull'argomento del fine vita. Difatti loro quest'anno hanno fatto un convegno proprio sul fine vita, FADOI Lazio e FADOI. Ecco, questa è la nostra monografia che poi vi ho portato e che hanno fatto Questa è la nostra monografia, dove si tratta anche naturalmente dell'argomento specifico, le problematiche delle fine vita e il ruolo delle medicine interne, perché poi da qualunque provenienza vengono i pazienti, che sia dall'oncologia, che sia anche dalla chirurgia, nel momento di fine vita capitano nelle medicine interne e quindi spesso ci si trova ad affrontare problematiche di questo tipo. E Claudio appunto ha affrontato qui a Bologna il rapporto medico-paziente nel fine vita in un evento che ha avuto rilievo e è stato fatto anche in Emilia-Romagna, tant'è vero che la FADOI ha stabilito ogni anno lo stesso giorno, un giorno dedicato al fine vita, invitando tutte le 20 società regionali a fare una giornata su questo argomento. Ecco, questo per dire il peso. E quindi come la FADOI sente necessaria una legge che regolamenti i rapporti tra medico e paziente? Beh, insomma, una volta quando la scienza era poca c'era più umanità e più saggezza. Oggi sono aumentate le nostre abilità, però si è un po' ridotta la nostra saggezza e si è ridotto molto il colloquio. E questo perché la malattia sta diventando sempre più una malattia cronica e quindi sappiamo bene come noi abbiamo allungato la vita. Purtroppo, sai, siccome la gioventù napoti mi allunga, la vita media è quella che è, abbiamo allungato la vecchiaia, questo è inevitabile, e abbiamo fatto sì che emergessero l'insieme delle tante patologie che costituiscono la complessità del nostro paziente. Saltiamo questi aspetti romantici, naturalmente. È chiaro che noi sono 20 anni, e voi lo sapete bene, che aspettiamo che vengano attuati quello che era stato sancito nella Convenzione di Oviedo, 97-2017, 20 anni sono passati. Vedi, i tre punti fondamentali, se Claudio vuoi tu accennare Sì. in modo libero a questo aspetto. Sì, grazie. Appunto, con il Deve schiacciare, però deve spegnere il suo. Eccoci, grazie. Con appunto 20 anni fa con Oviedo si erano sanciti alcuni principi che noi riconosciamo come società scientifica: il consenso informato, il diritto del paziente ad autodeterminarsi, il rappresentante legale laddove il paziente non sia in grado di prendere decisioni e le dichiarazioni anticipate. Era già tutto nella Convenzione di Oviedo di 20 anni fa, per cui noi assolutamente diamo il benvenuto a una legge che recepisce e dà forma, insomma, a questi principi. E riconosciamo appunto nella legge
il fatto, ci sposiamo assolutamente il fatto che nessuno possa essere sottoposto a un trattamento senza aver dato il consenso, senza essere stato informato, e che abbia diritto a conoscere la sua situazione o a farla conoscere ad altri. Insomma, riconosciamo tante cose ottime della legge, per cui siamo dell'idea che questa legge dovrebbe passare, essere approvata. Riconosciamo, la faccio breve perché è inutile, riconosciamo una situazione che ci metterà in difficoltà se non verrà riparata in qualche modo. Viene nel comma 7 del primo articolo, viene riconosciuta la possibilità del medico ad agire nelle condizioni di urgenza o di emergenza, rendendo un po' opzionale la facoltà del paziente. Se il paziente è in grado di decidere si tiene conto, ma nell'urgenza ed emergenza il medico è tenuto a prestare le cure necessarie. Ora, questo non lo discutiamolo assolutamente, ma vorremmo che fosse tenuta presente la situazione reale dei reparti, soprattutto della medicina. Sono reparti in cui ci sono pazienti, quelli che lei vede, incapaci di esprimere un consenso perché di età avanzata, poco presenti a se stessi, che non hanno espresso precedentemente delle volontà e che non hanno un rappresentante legale. Noi nel Lazio abbiamo fatto una piccola sorveglianza e abbiamo visto che non si tratta di una quota marginale, si tratta del 37% dei pazienti, quindi più di un terzo dei pazienti, che si trova in queste condizioni, incapace di esprimere un consenso, non ha un tutore legale e non ha espresso dichiarazioni anticipate di trattamento. Sì. Posso aggiungere io, questo che hanno fatto, evidenziato in Fado e Lazio, spannometricamente da una evoluzione nazionale di cui ho occhio, in realtà coincide con una realtà nazionale, cioè nel 35% dei casi i nostri pazienti, e al sud ancora di più di quanto non sia nel centro e nel nord Italia, non si trova nelle condizioni di esprimere il proprio parere, non ha un tutore, non ha rilasciato delle dichiarazioni precedenti. Questo fa sì che l'articolo 7 sia un po' mutilo, perché noi spesso ci troviamo in quelle condizioni, perché in questo caso il curante per prendere una decisione dovrebbe interpellare il magistrato, che deve decidere chi decide o decidere lui stesso. Questo lo riteniamo improponibile. Da qui la nostra unica richiesta, concordando innanzitutto sulla necessità della legge, come ha detto Claudio, concordando sulla bontà dei principi di tutti i commi dell'articolo 1 e poi anche degli articoli successivi, noi proponiamo soltanto di inserire nell'articolo del testo di legge questo commento. Professore, la interrompo subito perché gli emendamenti li facciamo noi. Certo. Voi potete, sì, no, questo lo so, sì, che lei certo lo sa, ma diciamo, lei dovrebbe modificare il testo, perché noi non accettiamo per prassi emendamenti formulati, ma deve formulare il concetto, perché sì, la pertinenza sì dell'emendamento è noi, lo dico ai fini della pubblicazione del testo, naturalmente. Ah, quindi modifichiamo, ecco, sì, cioè testo, deve essere d'accordo, discorsivo, perché poi ovviamente la stesura dell'emendamento e la presentazione dell'emendamento è una prerogativa questo parlamentare. Era... Lo facciamo sempre con tutti, quindi lo facciamo anche con voi. Questo era il frutto, diciamo, del nostro convegno di aprile a cui hanno partecipato anche dei giudici tutelari, dei magistrati. Allora questa cosa, che è scritta anche in maniera un po' tecnica, era stata scritta da un magistrato e accettata un po' da tutti i presenti. Ma voi potete poi consegnarla a un qualunque parlamentare, no, però diciamo certo, dal punto di vista formale, però pregherei, ecco, di lasciare sì, nel in modo senza, discorsivo, senza, grazie. Senz'altro. Comunque quello che, ecco, il concetto è emerso chiaramente. Noi riteniamo che in un 35% dei casi ci troviamo un po' fuori legge se la legge resta quella attuale, cioè ci troviamo o a investire il magistrato, il giudice tutelare, bloccando l'attività dell'ospedale, perché per quanto non è una cosa marginale, ripeto, è il
35% dei pazienti, oppure ci troviamo a ignorare la legge e andare avanti come da prassi con i parenti. L'impressione è che però questa sia stata forse una cosa così casuale in questo testo di legge, perché ci avete mandato dei disegni di legge che sono stati presentati alla Camera e che poi non sono passati, e io vi ho riportato, noi vi abbiamo riportato qui, che in alcuni di questi disegni di legge non passati era proprio previsto quello che noi desidereremmo ci fosse, cioè che in condizioni di incapacità del paziente di esprimere un consenso e in assenza di un tutore legale, ecco, molti, vede Manconi, Corsini, legge 13, disegno di legge numero 13, prevedeva i familiari. Il Marino Bencini, in caso di mancanza del rappresentante legale, nell'ordine, e cita lo stesso l'ordine gerarchico che è codificato dal Codice Civile. Quindi la nostra richiesta sarebbe esclusivamente questa, di poter integrare e completare la nostra proposta, cosa ho detto? Richiesta, proposta, sì. È questa, di poter integrare questo comma 7 che è un po' monco, in modo da renderla pienamente attuabile questa legge. Molto cioè recuperare chiaro. Quel 35% di pazienti che sono fuori dalla previsione della legge. Questa. Bene, ci sono domande? No? Bene, a me pare tutto, cioè, diciamo, la vostra posizione molto chiara. Naturalmente questo è uno dei temi su cui c'è discussione, come potete ben capire, anche se c'è una trasversalità ovviamente, però vi sono anche altre problematiche che sono emerse nelle audizioni, e cioè perché il familiare, non si sa mai se poi il familiare effettivamente agisce in favore del congiunto. Queste ovviamente, diciamo, discutiamo di temi scivolosi, no, per definizione, per cui sindrome, la possibile sindrome di Svetlana, cioè io a 50 anni assegno come mio tutore legale mia moglie, a 60 mio figlio e a 70 la mia badante. E questo è un rischio, naturalmente è un rischio che si corre, però pensavamo che non è che la magistratura, che il magistrato non debba esistere più, nei casi poco chiari il medico può ricorrere al giudice tutelare. Quello che ci spaventa veramente è l'entità, il numero di pazienti. Così le faccio un esempio, io sono primario di medicina in un ospedale romano, dimetto 2.000 pazienti l'anno, il 30%, il 35% di 2.000 sono 700 pazienti solo nella mia medicina. È pensabile chiedere l'intervento del giudice tutelare due volte al giorno praticamente? Diventa una cosa non fattibile. La posizione è chiarissima e noi vi ringraziamo molto, e quindi ringraziamo il dottor Andrea Fontanella e il dottor Claudio Santini, dottor Fontanella, presidente nazionale FADOI, e Claudio Santini, presidente regionale FADOI Lazio. Grazie mille. Allora,